Un caro saluto a tutti i telespettatori di Telegolfo, siamo arrivati alla nona giornata di campionato C2 di calcio a 5, girone C, e si respira aria di big match. Infatti l'Heracles ospita la prima in classifica, l'Atletico Mole Bislati Frosinone calcio a 5. L'Heracles viene da 4 risultati utili consecutivi, è terza a quota 16 punti e vuole fermare la corsa inarrestabile del Frosinone. Inoltre potrebbe essere l'ultima occasione per provare a scalare seriamente la vetta per il vertice. Il Frosinone invece, come detto, ha vinto tutte le partite sia in Coppa che in campionato e a 24 punti da in Collepardo l'arma più pericolosa. Il Bomber è infatti già a quota 26 gol stagionali. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Tiziana Palombi per la cura delle riprese. Le squadre si salutano, iniziano a sistemarsi in campo, capiremo subito mentre l'arbitro controlla le reti quali saranno i quintetti che si schiereranno in campo, con il Frosinone che attaccherà da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo nero, mentre l'Heracles attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi con un completo bianco-azzurro. In campo per l'Heracles c'è Napolitano tra i pali, Riso, Faria, Valerio e Zottola. Intanto andiamo a leggere le formazioni, le distinte per l'Heracles: 12 Petronzio, 22 Napolitano, 23 Di Palma, 2 Valerio, 3 Valente, 5 Zottola, 6 Riso, 7 Vidigna, 9 Zaccaro, 10 Faria, 11 Pernice, 19 Diana. Allenatore Davide Valerio, perché oggi è assente Andrea Cardillo, poi spiegheremo perché. Per il Frosinone 1 Pro, 3 Collepardo, 4 Recchia, 5 Savelloni, 6 Cianfrocca, 7 Cellitti, 8 Frioni A, 9 Ceccaroni, 10 Campus, 11 Frioni R, 12 Granieri, 18 Luciani, allena Alessandro Fabrizi. Arbitra il signor Doncu di Ostia Lido, e proprio il signor Doncu è pronto per fischiare l'inizio di questa partita davvero importante per le posizioni di vertice di questo campionato. Oggi l'Heracles ha una grande occasione, fermare la corsa fino a questo momento, come detto, senza freni del Frosinone, che ha vinto tutto quello che si poteva vincere. È al terzo turno di Coppa Lazio ed è a 24 punti in campionato, e si parte per questo primo tempo con il possesso dell'Heracles. Ha battuto Zottola insieme a Faria, subito ribatte Riso su Ceccaroni, uno dei titolari del Frosinone. Faria prova a puntare, scambia con Zottola che scarica per Valerio. Ancora lo scambio tra Faria e Valerio, il sinistro, Zottola al volo subito, però si fa trovare pronto. Protegge questo pallone Zottola, lo scarica per Faria, va a lungo da Daniele Riso di testa, ancora ci prova l'Heracles, partito forte con il piede sull'acceleratore. Cambio tra Collepardo e Campus, scarica per Cellitti, ancora Collepardo, come detto mattatore fino a questo momento del campionato, primo marcatore del girone C con 20 reti in 8 partite, capocannoniere anche della Coppa Lazio con 6 reti. Tanto scambia proprio lui con Ceccaroni. Chiama il movimento Cellitti che scambia con Campus, ancora Campus cerca Collepardo, scarica ancora per Campus, va alla conclusione di punta di poco alto sopra la traversa. Napolitano allora ripartirà dal fondo, va da Daniele Riso, scambia con il capitano Francesco Valerio. Dicevo, oggi in panchina per l'Heracles ad allenare c'è Davide Cardillo, figura lui in distinta perché mister dell'Heracles Andrea Cardillo è a Londra per motivi familiari, ci dicono è andato a trovare l'amata nipotina, e quindi turno di riposo per lui. E a seguire i suoi ragazzi c'è Valerio, che proprio oggi per questa grande partita dovrà dimostrare di aver lavorato bene in settimana l'Heracles,
che dopo qualche battuta d'arresto ha ripreso una buona marcia. 4 risultati utili consecutivi, viene da. Intanto tenta la conclusione di Mancino proprio con Leopardo. Strozzato il tiro dopo lo scambio con Campus. Intanto Zottola di sinistro, anche lui grande tiro dalla tre quarti. Termina abbondantemente fuori però. Con Leopardo va da Cellitti. Cellitti chiama lo schema, va alla triangolazione con Colleopardo che non può arrivare su questo pallone. Riso controlla che il pallone esca senza troppi problemi e va direttamente da Zottola che si gira di destro e ancora pro. Si fa trovare pronto questa volta con i piedi. Faria va da Valerio. Subito Daniele Riso va a puntare Colleopardo. Va da Faria, la triangolazione, bene Riso di sinistro e a fil di palo, grandissima occasione. Scambio Faria-Riso, davvero pericolosa questa triangolazione. Ma di fatto sono proprio loro gli uomini che in questo avvio di stagione hanno fruttificato di più il lavoro di Andrea Cardillo, portato avanti settimana dopo settimana. Infatti Paolo Faria è il capocannoniere della squadra, contando sia il campionato che la coppa, ha segnato addirittura 13 reti in campionato. Intanto questa punizione, vediamo se andrà alla conclusione. Francesco Valerio cercherà uno schema, c'è Riso sulla sinistra, Faria a dar fastidio alla barriera, adesso si stacca. Valerio va proprio da Daniele Riso, direttamente di destro il palo, Zottola ancora di punta, vicinissimo all'incrocio. Incredibile, che opportunità. È Riso il più pericoloso dei suoi fino a questo momento. Palo di Daniele Riso al quinto minuto di gioco. Scarica Campus per Cellitti, riceve il pallone Ceccaroni, intanto è entrato Frioni, Riccardo Frioni che riesce subito di nuovo per Collepardo. Un cambio rapido, stanno giocando con il portiere in movimento, adesso la porta è sguarnita, esce subito Luciani. Ancora Riso davanti alla porta, incredibile però, e poi la rete! Il vantaggio portato da Daniele Riso che tenta due volte la conclusione a tu per tu con Pro e sigla il gol del vantaggio al sesto minuto. E allora vantaggio Heracles 1-0 al sesto minuto. Non ha pagato la strategia di mister Fabrizi in questo caso, che abbiamo notato subito dopo 5 minuti gioca con il portiere in movimento, probabilmente per creare una superiorità numerica e andare più facilmente alla conclusione, ma si è trovata in una fase di gioco sguarnita e quindi l'Heracles ne ha approfittato davvero bene con il portiere Pro che si è trovato a rientrare velocemente in campo. Riso è andato uno contro uno ed ha freddato in due tempi il portiere numero uno del Frosinone. Allora l'Heracles in vantaggio, la partita sta andando così come dovrebbe andare, probabilmente come l'hanno preparata in settimana, perché ricordiamo l'Heracles ha 16 punti, il Frosinone ne ha 24, quindi per tentare una scalata alla vetta l'Heracles ovviamente oggi deve vincere, andrebbe così a 19 punti, il Frosinone rimarrebbe a 24 e quindi sarebbero 5 punti che distaccano le due squadre, si passerebbe da 8 a 5 punti di distanza e con un girone e mezzo ancora da giocare di campionato ci sarebbero i presupposti per provare una sorta di miracolo sportivo. Intanto Valerio alla conclusione subito senza aspettare. Che il pallone
Si fermi al suolo, calcia al volo, vuole provare subito la via del raddoppio l'Heracles, ma partito davvero forte. Ha chiamato il timeout, mister Fabrizi sta parlando con i suoi, hanno bisogno di ragionare, probabilmente poche volte in questa stagione si sono trovati in difficoltà. Così oggi partirà in salita per quella che per loro ovviamente oggi non era una passeggiata perché è una partita in trasferta con una squadra, l'Heracles, che ha un ottimo organico, ha avuto qualche battuta d'arresto quest'anno, sicuramente alcune partite qui in casa ha perso dei punti importanti, ma si è ripresa bene nell'ultima fase, sta andando bene anche in Coppa Lazio, deve ancora giocare il ritorno con Città di Zagarolo, all'andata ha vinto 3-1 fuori casa l'Heracles e a metà dicembre ci sarà il ritorno qui in casa. In campionato si è ripresa piuttosto bene, ha vinto 3 delle ultime 4 e ha pareggiato solo sul campo di Lido il Pirata, una trasferta ovviamente che non era semplice, ha pareggiato per 3-3. E allora oggi c'è una grande opportunità per Faria e compagni. Vediamo se sarà proprio la nona giornata quella che vedrà il Frosinone perdere i punti. Il Collepardo intanto, proprio lui, tenta di andare alla conclusione, si ferma il gioco intanto perché proprio il piede di Collepardo è rimasto infilato sotto la rete nello spalla a spalla con Daniele Riso, è rimasto bloccato Collepardo, adesso gli dà una mano Francesco Valerio. Allora si ritorna in campo. Dicevo, bisognerà stare attenti proprio alle sfuriate del numero 3 in maglia nera che è andato a segno praticamente quasi in tutte le partite di questa stagione, 26 reti in 12 partite, calcolando la Coppa Lazio. Allora, occhio alle sue capacità. Intanto Faria nell'1 contro 1 con Ceccaroni, perde contatto col pallone, regala una rimessa laterale. Allora riparte Cellitti che scambia con Collepardo, allarga tutto per Campus. Campus scarica per Cellitti, ancora Campus. Cellitti. Fraseggio rapido, contrasto tra Zottola e Cellitti, l'arbitro fischia un fallo. Fischia dopo una battuta troppo rapida da parte di Cellitti. Allora ancora possesso Frosinone. Fraseggio molto rapido, questa una dote che va riconosciuta a questo Frosinone. Giocano di prima con il pallone attaccato tra i piedi, senza perdere tempo. Cellitti, Campus. Chiedono che il pallone venga battuto per il fallo laterale, ma l'arbitro non ha visto nulla. Allora si continua a giocare. Recupera il pallone Valerio Conzottola. Valerio lungo per Faria, controlla dentro e ci mette una pezza Campus, il capitano, che con la punta del piede è riuscito a mettere in fallo laterale, ma Faria stava cercando una giocata fantastica. Riso al volo di prima, pallone molto alto. Quando siamo entrati al 12° minuto, l'Heracles, ricordiamolo, in vantaggio per 1-0, gol di Daniele Riso. Intanto Faria va a puntare, poi ritorna indietro, scarica per Valerio. Valerio va da Riso. Allora, gioca con tranquillità Napolitano, va a lungo da Valerio che di testa svetta, però regala il pallone a Cellitti. Allora Cellitti aspetta che salga Collepardo, Collepardo avanti a Napolitano di sinistro ed è 1-1. Proprio lui, Collepardo, l'avevamo detto, 27esima rete stagionale, 21esima in campionato, segna il gol del 1-1. E allora si riprende dal paleggio. Tutto da rifare per l'Heracles che aveva costruito in maniera minuziosa questo vantaggio. Adesso si riprende dall'1-1. Faria subito va a puntare Campus. Cerca una giocata per Riso, ma il pallone arriva a Riccardo Frioni, entrato al posto di Ceccheroni. Allora Zottola, Faria rientra, appoggia Zottola, Zottola di prima, calcia di poco fuori
Buona occasione per l'Heracles, c'è sempre di mezzo Faria. Sempre una sua giocata, intanto il contrasto tra Daniele Riso e Collepardo. Difficile contenere il modo propositivo in cui si fa trovare sempre al posto giusto questo giocatore Collepardo, allora Riso giustamente si fa sentire anche dal punto di vista fisico. Portiere in movimento di nuovo per il Frosinone, è entrato di nuovo Luciani con la maglia rossa. Non riesce a controllare bene questo pallone Campus, allora tenta da lontanissimo Valerio, approfittando del portiere che non c'è, rientra adesso di nuovo Pro. Cellitti, Collepardo. Campus. E alla lunga potrebbe essere una strategia che fruttifica. Evidentemente non è la prima volta oggi che usano questa modalità di gioco, sicuramente sarà consolidata. Intanto Faria blocca tranquillamente Pro. Dicevo, sarà una modalità di gioco che avranno consolidato nel tempo, quindi non sarà un'improvvisata di oggi, probabilmente sarà anche questo tipo di strategia che ha portato il Frosinone ad ottenere grandi risultati. Vedremo oggi nell'economia di questa partita quanto sarà utile, sicuramente nel caso dell'1-0 per l'Heracles. Tenta l'uno contro uno Campus, poi una manata sul volto di Daniele Riso, allora guadagna fallo il numero 6. Dicevo, sicuramente il vantaggio dell'Heracles è scaturito anche da una gestione abbastanza negativa da parte del Frosinone, proprio nel caso di questa modalità di portiere in movimento già da inizio gara. Tanto Zottola davanti a Pro, di sinistro, poco sopra la traversa. Ci ha provato Zottola e entra Vidigna adesso al suo posto. Collepardo va a puntare Faria, lo supera ma c'è Valerio alle sue spalle. Valerio lo guarda in malo modo dopo il contrasto che c'è stato proprio col numero 3. Cellitti chiama lo schema, va da Campus, c'è Frioni sulla linea laterale, Collepardo anche si fa vedere, si abbassa Frioni, Campus va a puntare Valerio, tenta la conclusione, guadagna un fallo laterale. Collepardo, Cellitti va da Frioni e riceve di nuovo il pallone, il numero 7, che da vertice basso sta facendo un'ottima partita, recupera il pallone intanto Faria, Collepardo ancora nel contrasto tra i due, va a dargli una mano Frioni che cerca Campus ma non lo trova, non può arrivare su questo pallone, con il campo anche leggermente bagnato, abbastanza umido, questo pallone schizza, mette fuori Campus, sarà laterale ancora per l'Heracles. Se il Frosinone è prima, l'Heracles invece si trova in una situazione comunque positiva, ma in una zona in cui ci sono anche altre squadre a dare fastidio. Intanto Faria cerca Riso, bel controllo di petto, scarica poi da Francesco Valerio. Alla conclusione mura Riccardo Frioni. Dicevo, si trova in una situazione in cui ci sono appaiate lì altre squadre. Il Frosinone è prima a 24 punti, a seguire c'è l'Ele Nettuno con 21 punti, Heracles ed Aprilia a 16 punti. A seguire Buenaonda con 15, poi Lidl Pirata e Latina 2017 a 12. Faria da Francesco Valeria spazza fuori Campus con una deviazione, sarà laterale Heracles. Dicevo, Latina 2017 anche a 12 punti, Technology 11,
Sport Country Club e Arena Cicerone a 10 punti, Fondi 6 punti, Sora 4 punti, Flora 92 e Terracina a quota 3. Daremo un'occhiata dopo anche a quelli che sono gli scontri di giornata e quali possibili incroci decisivi. Intanto tenta a Collepardo una conclusione di Mancino da fuori, abbastanza pericolosa. Riso, Faria, bella la giocata su Riccardo Frioni, di sinistro poi Mura Cellitti, allora Frioni l'uno contro uno, va a puntare tutti, si va a chiudere, poi perde il controllo del pallone, subisce una spinta da parte di Riso ma non è fallo secondo il signor Fabrizi, poi ferma il gioco perché Vidigna si sta allacciando una scarpa, allora si riprenderà dalla rimessa laterale del Heracles quando siamo a 18:40. Controfallo, allora ribatterà questo pallone il Frosinone, di nuovo il cambio del portiere, entra Luciani, si va a mettere lì alto per far abbassare Valerio e compagni, la porta è sguarnita, non deve perdere il possesso del pallone il Frosinone altrimenti rischierebbe una conclusione da fuori, ma evidentemente è una delle cose che vuole concedere per avere però l'uomo in più e tentare la ricerca del vantaggio. E allora Cellitti va da Campus e scarica per Collepardo, il pallone viene messo fuori da Riso e allora sarà laterale ancora per Heracles. Cellitti sale, Collepardo, esce Riso, ancora gestiscono il pallone Vidigna e compagni, tutti molto compatti e bassi, ecco la giocata, Campus tenta di andare alla conclusione, ma il pallone rimane sul fondo, allora si riprende dal basso, rientra Pro, esce Luciani che si rimette la casacca in panchina, allora Cellitti chiama i suoi per salire, chiude bene la linea di passaggio a Riso, prova ad andare lungo, non può arrivare Faria ovviamente. E allora si riparte dal basso con il solito scambio tra Cellitti e Campus. Campus può andare a puntare Valerio, lo punta, si accentra, doppia giocata ancora, ma arriva Faria a chiudere questa opportunità. Allora Valerio spacca il campo in due, fa salire i suoi, protegge il pallone, scarica per Faria, il pallone non esce, allora addirittura Napolitano esce fuori, il contrasto con Riccardo Frioni e c'è un'ammonizione proprio per il numero 11 che è entrato malamente su Napolitano che aveva preso il pallone. Allora, ammonito il numero 11. Che non si è fermato quando ha visto uscire il portiere che era in vantaggio nettamente rispetto all'attaccante in maglia nera. Allora si riprenderà da un fallo per i padroni di casa che stanno giocando una partita dal punto di vista tattico davvero ottimale con una squadra di importante calatura. Allora vediamo se riesce di nuovo a trovare la via del gol. Siamo sull'1-1 al 22esimo. Vidigna protegge il pallone sulla pressione di Cellitti, Riso chiama il movimento, supera tranquillamente Ceccheroni, chiede il fallo e il pallone va sull'esterno della linea laterale, allora si riprende dal possesso Frosinone, di nuovo cambio Pro Luciani, allora si giocherà con un uomo in più per Frosinone con Luciani e Campus che si mettono ai due estremi dell'area di rigore dell'Heracles per far aprire la difesa avversaria, sicuramente cercheranno un 2 contro 1 ma giocano malissimo questo pallone perché Cellitti perde il pallone, Vidigna tenta la conclusione con il portiere fuori dai pali ma finisce abbondantemente fuori. Allora ancora Cellitti, Campus va a puntare Valerio, tenta di piazzarla, bellissima
l'intuizione del 10. Per poco il pallone non si ficcava proprio vicino al palo. Giocata intelligente, perché Napolitano era rimasto davvero spiazzato, non si era mosso. Riso va da Zottola, riesce a proteggere il pallone, ma si allunga pro e lo mette in fallo laterale. Zottola dentro da Faria, chiude Cellitti, riparte lui, è un 2 contro 2, ma si abbassa Cellitti, fa salire su e fa respirare Campus. Allora sale insieme a Ceccherini, ma perde il pallone. Allora Valerio, l'uno contro uno, si allunga troppo il pallone e finisce sul fondo. Allora Pro riparte, gioca con Ceccaroni. Ceccaroni da Collepardo, Cellitti. Cellitti da Collepardo. Cellitti. Movimento di Collepardo. Ceccaroni, Campus riceve di nuovo il pallone. Dentro Luciani! E il gol del 18, eccola! Che paga la strategia del Frosinone, ha segnato proprio lui. Luciani. Ed è 2-1 Frosinone. L'Heracles in svantaggio al 25esimo minuto, ha segnato Luciani, e se questa strategia ha portato un danno al Frosinone al quinto minuto sull'occasione di Riso che ha segnato l'1-0, adesso ha sicuramente portato i suoi frutti, e grazie a Luciani il Frosinone si è portato in vantaggio. Ha chiesto il time out l'Heracles, stanno ragionando su come gestire anche queste situazioni, discutono Valerio e Riso. Allora, abbiamo parlato prima della classifica, oggi sfide abbastanza importanti, tra cui quella di centro classifica tra Arena Cicerone e Technology, con un solo punto a separare le due squadre, poi Buenaonda e Flora 92, Heracles e Frosinone proprio qui, la partita che stiamo commentando, Latina 2017 Aprilia, Sperlonga Nettuno, Fondi Terracina e Sport Country Club e Sora. Intanto batte l'Heracles, si riprende da questo risultato, il 2-1 in favore del Frosinone. Allora l'Heracles dovrà, dopo essere stata in vantaggio per 10 minuti e aver subito questi due gol, dovrà riprendere la marcia iniziale. Era partita col piglio giusto, attaccato in maniera molto positiva, ma ha poi subito da parte del Frosinone degli 1-2 molto pericolosi. Intanto Zottola di sinistro non riesce a beccare lo specchio della porta, tanto l'arbitro fischia, c'è stato un fallo precedentemente, quindi fischia un fallo che viene segnato, ma si riprende comunque dal possesso del Frosinone. Laterale Frosinone. Valerio, Daniele Riso, Faria, da Zottola, scambia ancora col numero 10 che perde poi il controllo del pallone perché scivola, chiede un fallo ma Fabrizi non fischia, e allora Cellitti in maniera molto sportiva mette il pallone fuori dal rettangolo di gioco. Allora sarà proprio Riso a restituire il pallone agli ospiti. Chiede lo schema e sua, chiama Cellitti, un vero leader in campo, sempre
a spiegare ai suoi quello che devono o non devono fare in maniera propositiva. Riso va da Francesco Valerio. Valerio si allarga da Paolo Faria. Riso da Zottola, scarica ma intercetta Cellitti. Ottimo la sua prestazione fino a questo momento. Valerio, Riso protegge il pallone, va dentro da Faria ma ci mette il piede con Leopardo. Allora ripartono Cellitti con Leopardo che tenta la giocata e mette fuori Daniele Riso, ma c'è stata una deviazione, allora è possesso Heracles. Riso va da Zottola, Zottola va a puntare Ceccaroni, scarica per Valerio. Faria, ancora Valerio, pronto a entrare Valente per l'Heracles. Controfallo da parte dell'Heracles, discute Zottola con il signor Fabrizio, c'è stato un controfallo, allora dice Zottola all'arbitro che era lui a dovergli dire dove battere, invece non avendo parlato il signor Fabrizio ha messo in difficoltà il numero 5. Allora si riprende col possesso Frosinone, è entrato anche Riccardo Frioli al posto di Cellitti, proprio lui, scarica per Collepardo, la giocata con Daniele Riso, prova a allungarsela ma Napolitano protegge. Allora si riprenderà possesso Heracles, va Riso a battere questa rimessa laterale, gioca subito il pallone con Francesco Valerio. Siamo sul punteggio di 2-1 in favore del Frosinone, con l'Heracles che oggi deve cercare assolutamente di trovare un risultato positivo. Valerio si accentra, ancora Valerio di destro e sulla linea salva Frioli, un pallone che sarebbe andato forse sul palo fuori, ma un pallone davvero pericoloso e Frioli ha salvato e ha messo in calcio d'angolo. Quando siamo entrati ormai già nel recupero, intanto perde il controllo del pallone Valerio, tenta Frioli la giocata. Dovrebbero essere 2 i minuti di recupero, quindi si dovrebbe giocare ancora per 1 minuto e 30 forse. Zottola, il tunnel, vediamo se arriva su questo pallone, lo riesce a intercettare ma è già uscito il pallone, allora batterà Cellitti. È entrato intanto un giocatore del Frosinone, il numero 8, Angelo Frioni. Va lunghissimo Campus, spazza questo pallone, siamo a 31-4, dovrebbe giocare ancora per 50 secondi. Riso tenta la giocata, il pallone termina però fuori, anzi c'è stata una deviazione di Cellitti, allora si riprende dal possesso Heracles, ha forse un'altra occasione per andare sul pareggio prima di andare negli spogliatoi. Faria, punta Frioni, Zottola, la giocata, cerca Faria ma riparte subito Campus con Riccardo Frioni, c'è stata una deviazione, allora possesso Heracles quando mancano 15 secondi, vediamo se c'è la possibilità di segnare il gol. Con un po' di difficoltà il pallone ritorna nel rettangolo di gioco, allora finisce così, l'arbitro fischia sul punteggio di 2-1 in favore del Frosinone al vantaggio dell'Heracles con la rete di Daniele Riso, rispondono prima Collepardo e poi Luciani e allora si va a riposo sul vantaggio del Frosinone, l'appuntamento è per il secondo tempo.
Siamo pronti per ricominciare questo secondo tempo di Heracles Frosinone con il vantaggio del Frosinone per 2-1. Pronto Fabrizio a fischiare, parte adesso il secondo tempo di questa partita. Come detto, vince il Frosinone con le reti di Luciani e il solito Colle Pardo che ha segnato la sua 27esima rete stagionale. L'Heracles invece è andato in vantaggio col Riso, poi si è fatta rimontare, allora adesso dovrà trovare di nuovo le carte giuste per tornare in partita. Il Frosinone che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi con un completo nero a porta pro, poi Collepardo, Cellitti, Ceccaroni e Campus per l'Heracles che invece attacca da destra a sinistra dei vostri teleschermi con un completo bianco-blu, c'è Riso, Faria, Valerio e Zottola, il quintetto che era partito anche il primo tempo, pochi cambi di Mister Valerio oggi perché è assente, come detto, Andrea Cardillo per motivi familiari. È entrato solo Vidigna per una decina di minuti. Riparte subito Cellitti e Napolitano spazza questo pallone più lontano possibile. Allora ripartirà Ceccaroni, anzi Campus che gioca proprio con Collepardo. Entra Luciani, la mossa che ha pagato bene il Frosinone nel primo tempo, che ha portato al gol del vantaggio proprio del numero 18, che con Campus si piazzano agli estremi dell'area di rigore dell'Heracles, in modo tale da trovare un 2 contro 1 e fare in modo tale poi con un semplice appoggio all'interno dell'area, che è l'opposto, entri e appoggi semplicemente il pallone alle spalle di Napolitano. Questo è quello che è stato fatto nell'occasione del 2-1. E Luciani prova proprio lui la deviazione che finisce poco fuori e esce subito per fare entrare Pro di nuovo. Tenta la conclusione da lontano Riso. Recupera Cellitti. Cellitti. Collepardo. Cellitti ancora. Da Campus. Dentro per Collepardo. Luciani esce di nuovo subito. Sta cercando proprio subito il 3-1 il Frosinone con la superiorità numerica in campo. Faria allora va da Riso, scarica per Faria, perde per un attimo il controllo del pallone, rischia grosso con Cellitti che era lì allerta come un falco, ma Napolitano riesce ad arrivare prima sul pallone, poi offre la ripartenza, Zottola prova a centrarsi davanti a Pro, perde il controllo del pallone proprio sul più bello, e allora l'Heracles aveva una grande occasione per andare sul 2-2. Si scalda anche Zaccaro, l'attaccante numero 9 che tanto clamore ha fatto nel periodo estivo. Riso, Zottola, la conclusione murata da Campus, sbaglia poi Vincenzo Zottola, allora riparte Campus, Cellitti, un 3 contro 2, Cellitti si accentra, una conclusione che blocca proprio Vincenzo Zottola che è rientrato nella sua metà campo e ha rimediato al suo precedente errore. Sbaglia il passaggio Daniele Riso. Dicevo, Zaccaro ha fatto tanto clamore quest'estate. Un giocatore che tanti gol ha segnato nel calcio a 11, nella sua prima stagione di calcio a 5. C'erano tante, ci sono ancora tante, tanta speranza sul suo percorso. Non è partito benissimo, questo periodo è un po' un oggetto misterioso, ha segnato una rete alla prima di campionato, poi pochi minuti, evidentemente sta cercando di entrare appieno nell'ottica di questo nuovo sport, perché di un nuovo sport per lui si tratta a tutti gli effetti, sta cercando di entrare negli schemi, nel
nel gioco non è facile quando si cambia dal calcio a 11 al calcio a 5 sicuramente, quindi gli auguriamo tanta fortuna che possa migliorare da quella fine del campionato. Intanto Ceccaroni tenta la conclusione, finisce a fil di palo, poteva andare sul 3-1. Bella la sfuriata del numero 9 che recupera di nuovo il pallone di punta, Mura Valerio, in questo caso doveva scaricare per Collepardo, ha sbagliato la scelta il numero 9, allora va Campus sulla rimessa laterale. Valerio intanto parla anche con Vidigna che è pronto a entrare, probabilmente al posto di Zottola come nel primo tempo, vediamo se sarà questo il cambio. Collepardo, Campus va di nuovo da Collepardo, si accentra da Ceccaroni che sbaglia, Valerio recupera il pallone, il doppio passo, il fallo subito nell'uno contro uno con Angelo Frioni. Allora, sarà punizione, entra Vidigna al posto di Zottola, sarà punizione da una posizione molto invitante, si piazzano sul punto di battuta Francesco Valerio e Daniele Riso, parlano i due, vediamo se cercheranno uno schema o la conclusione direttamente in porta. Vidigna va a mettersi sul secondo palo, indica il centro dell'area, in barriera per Frosinone c'è Angelo Frioni e Ceccaroni con Riso che è pronto a battere, va di destro e la rete, la punizione di Daniele Riso vale il 2-2. Ottima la battuta del numero 6, la sua doppietta personale. E allora adesso sì, si torna sul pareggio, sarà un grande secondo tempo. Partita equilibrata fino a questo momento, adesso si alzeranno sicuramente i ritmi con il Frosinone che vuole continuare la scia delle sue vittorie, ma l'Heracles gli sta vendendo cara la pelle. Vai Daniele, vai Daniele, togliti la maglia! Faria, allora si accende anche il portoghese che ha chiesto una deviazione ma l'arbitro non l'ha vista, allora si riprende con il possesso del Frosinone. Collepardo e il 3-2 subito immediato nell'1-1, nell'1 contro 1 con Valerio. Collepardo l'ha avuta vinta e ha segnato la sua doppietta personale, il 3-2 e il suo 28esimo gol stagionale. Cos'altro si può dire di questo giocatore? Ci ha messo poco più di un minuto il Frosinone per tornare in vantaggio, ci ha pensato come sempre il numero 3 in maglia nera. Che questa volta in maniera un po' più semplice è riuscito a trovare il gol, una conclusione da fuori, una mezza deviazione, non ha avuto problemi con Collepardo. Tanto contrasto tra Riso e Collepardo, dice Riso di rialzarsi nel contrasto tra i due perché Valerio, Faria, ancora Valerio, anzi Riso, va da Vidigna, recupera il pallone Campus, riparte Cellitti, va dentro e controlla che il pallone esca tranquillamente Napolitano. Dopo una deviazione, allora sarà angolo Frosinone. Proprio sul momento più intenso della gara, in cui l'Heracles stava in qualche modo facendo la partita, il Frosinone è riuscito di nuovo a siglare una rete con Collepardo. Cellitti cerca Campus che va di nuovo al tiro, questa volta finisce fuori.
Valungo Napolitano da Vidigna, la giocata, lo scavetto su Campus, che tecnica del numero 7. Adesso l'altro portoghese, il numero 10, Faria, di sinistro, guadagna una rimessa laterale perché devia con Leopardo. Faria va sul secondo da Valerio, che al volo di destro mette alto sopra la traversa. Quando siamo entrati nell'undicesimo minuto del secondo tempo, il Frosinone in vantaggio per 3-2, decisiva sino a questo momento la doppietta di Collepardo, che si sapeva già dall'inizio fosse l'arma più pericolosa degli ospiti. Recupera proprio lui adesso il pallone, va nell'uno contro uno con Riso di punta, subisce fallo e viene ammonito Daniele Riso nel contrasto con Collepardo, è entrato in maniera irruenta Riso secondo il signor Fabrizi. Ancora Collepardo che con una giocata di gambe mette in difficoltà gli avversari. Allora davvero importante l'apporto che questo giocatore sta dando alla squadra prima in classifica, e va proprio Collepardo sul punto di battuta, che ha risposto alla doppietta di Daniele Riso, che quest'oggi è salito a quota 7 gol in campionato, più i 4 in coppa fanno 11. Va Collepardo col mancino, il pallone che era indirizzato sotto il 7, ci mette una pezza Napolitano, ma che conclusione fantastica di Collepardo. Ancora lui di mancino, ha il mirino questo ragazzo, subisce un contrasto con Daniele Riso, il pallone viene poi intercettato da Ceccaroni, intanto si fa male Collepardo, si rimette in sesto, zoppicava, adesso cammina già meglio, riceve il pallone, guadagna una rimessa laterale. Dicevo, veramente il mirino Collepardo, riuscito anche nelle situazioni più difficili. Tanto la giocata Napolitano, la porta è sguarnita, tenta subito la conclusione Campus, il pallone termina sul fondo. Napolitano lungo da Vidigna, di petto, controlla male questo pallone, allora recupera Collepardo, Ceccaroni, ancora Collepardo, la giocata con Vidigna, la rimessa è per il Frosinone. Allora riparte ancora Cellitti, di punta, ci mette il piede Napolitano, sta soffrendo adesso l'Heracles, che non vuole però subire il doppio svantaggio. Cellitti, Ceccaroni, Collepardo, subisce tunnel da Valerio, Riso poi scaglia un calcio verso il pallone e la tripletta di Collepardo. Ancora il cecchino, mette il pallone alle spalle di Napolitano al 14° minuto, è 4-2 in favore del Frosinone, il numero 3 ne ha fatti 3 e allora è vantaggio Frosinone 4-2. Allora 4-2 per il Frosinone, sale a quota 29 reti in stagione Collepardo, 23esima in campionato. Ci scusiamo eventualmente se le immagini di quest'oggi non saranno di ottima qualità, ma per via di alcuni disguidi anche per il sole, la telecamera che è in posizione opposta al sole, allora ci potrebbe essere qualche problema per l'effetto della luce, quindi eventualmente ci scusiamo con i telespettatori. Si riprende quindi dal 4-2 per il Frosinone, possesso Heracles che batte adesso con Riso e Faria, dovranno in quest'ultimo quarto d'ora mettere davvero tutto l'impegno in campo. Entra anche Zaccaro che impegna subito il numero 9, si è reso pericoloso.
Riso. Ancora Riso. Ci mette una pezza pro. Che occasione. Che occasione davvero. Che occasione per Daniele Riso, che poteva accorciare le distanze, veramente incredibile. Intanto c'è stata un'espulsione per l'Heracles, un dirigente. Probabilmente Arcangelo Moscaritolo. È stato espulso e allora si ritorna al gioco. Faria scarica per Daniele Riso, di prima non riesce a calciare il pallone che gli rimane sotto. Zaccaro nel contrasto subisce fallo, il numero 9. Andrà ancora Daniele Riso alla battuta di questo calcio di punizione. Vediamo se allora oggi è la giornata del numero 6, deve pensarci lui a rimettere in sesto le cose. Per un Heracles che ha giocato sicuramente una partita all'altezza con la prima in classifica, ma ha pagato in alcuni momenti anche degli errori abbastanza semplici. Vediamo se riesce a rimettere la partita in carreggiata. Va Riso e a fil di palo questa punizione. C'è stata l'opportunità. Allora riparte il Frosinone, va lungo con Leopardo, va poi incontro, il pallone però è uscito. E allora va Riso che scambia con Francesco Valerio. Valerio subisce fallo da parte di Frioni, spinge intanto Riso con Leopardo perché c'è stata una parola di troppo detta probabilmente dal numero 3. Allora ancora protesta Riso con Cellitti e con Leopardo. Allora qualche parola di troppo detta, ammonito anche Napolitano da parte di Fabrizi. Anche Campus a parlare con Daniele Riso. Questa volta Valerio, Francesco Valerio, il capitano, andrà a battere questo calcio di punizione. Parla intanto con Zaccaro che gli gli spiega qualcosa. Intanto Riso chiede a Fabrizio un'ammonizione per Collepardo. Intanto Cellitti ancora a discutere con Riso, si prende una bordata di fischi da parte del pubblico. Valerio, tutto da Faria, di sinistro, ci ha provato il numero 10 e poco ci ha mancato. Riparti subito Cellitti con Leopardo. Zaccaro. Ancora il numero 9 ci ha provato, è andata di poco fuori questa conclusione. Cellitti, Collepardo, Frioni, ancora Collepardo. Campus, l'uno contro uno con Faria, guadagna proprio il numero 10, una rimessa laterale. Riso controlla male il pallone e commette fallo poi proprio il numero 6. Ancora il solito schema del Frosinone, entra Luciani al posto del portiere, si va a piazzare dal lato opposto del punto di battuta della punizione. Luciani che ha segnato un gol importante, quello del 2-1.
Campus scarica per Cellitti, Frioni, Cellitti. Collepardo, Frioni, Cellitti. Da solo Luciani in mezzo all'area. Collepardo. Cellitti lungo da Luciani, vediamo se controlla il pallone, lo mette per terra, la giocata, Riso poi va a recuperare questo pallone. 2 contro 1 senza portiere, Faria dentro da Zaccaro e segna il numero 9, seconda rete in campionato per il bomber Zaccaro. E allora ha pagato negativamente questa volta la mossa del Frosinone. Pagato negativamente la mossa del Frosinone e allora 4-3 per il Frosinone, ha accorciato le distanze bomber Zaccaro. Contrasto napoletano Frioni. Zaccaro va a calmare le acque nella discussione tra Riso e Collepardo, i soliti due a discutere. Vediamo se oggi proprio il numero 9 potrà regalare ai suoi la possibilità di trovare un punteggio positivo. Certo è che questa rete è davvero importante sia per il risultato, che fa sì che in questi ultimi 10 minuti l'Heracles possa... Tanto Ceccaroni davanti a Napolitano, Mura, allora riparte Valerio, c'è Zaccaro da una parte, Faria dall'altra, Zaccaro scarica il pallone, male però, però è salito l'Heracles, allora Riso, Faria. Cerca Valerio che guadagna un fallo laterale. Faria va di prima, Zaccaro, vediamo, protegge questo pallone, cerca di girarsi in una mezza rovesciata, il pallone termina sopra la traversa. Allora mancano 7 minuti e 30 al termine dei tempi regolamentari, poi ci sarà recupero. Dicevo, Zaccaro ha trovato un gol importante sia per questa partita che a livello personale, doveva sbloccarsi. Ceccaroni davanti a Napolitano, ci mette ancora una pezza proprio lui. Allora, bellissima partita in questa fase di gioco, con azioni da una parte e dall'altra, le squadre che stanno dando tutto, non si stanno risparmiando in nulla. Daniele Riso protegge questo pallone, alza la testa, va alla conclusione, una deviazione, sarà calcio d'angolo. Faria va da Riso che al volo mette alto sopra la traversa, allora sarà rimessa laterale perché il pallone ha colpito la rete superiore del campo da gioco. Pressa Dani, vai a pressa, vai! Fallo di mano di Zaccaro, allora punizione a favore del Frosinone. Vadane, vadane, scendi, scendi! Collepardo, punta Riso, perde il controllo del pallone. Faria prova ad arrivare su questo pallone, ma il pallone termina fuori. Riso rischia pro. Daniele, togliti la maglietta, Daniele! Valerio, Zaccaro, protegge questo pallone, prova a girarsi. Bene, guadagna un calcio d'angolo, il numero 9.
ha dato comunque una scossa il bomber, è entrato bene in partita, sta dando una grande mano ai suoi, sta facendo la differenza. Riso al limite dell'aria, il destro vicinissimo all'incrocio dei pali. Allora, sarà ancora calcio d'angolo, c'è stata una deviazione secondo il signor Fabrizi, mancano 5 minuti più eventuale recupero. Valerio Faria guadagnano un fallo laterale. Faria da Zaccaro che protegge, scarica per Daniele Riso. Faria dentro per Valerio, bella la giocata, mette fuori Campus, recupera il pallone Riso, scambia con Zaccaro, allarga per Faria ma sbaglia malamente la misura di questo passaggio, chiama il time out. Mister Fabrizi stanno discutendo Cellitti e i suoi per l'organizzazione di questi ultimi 5 minuti. Il signor Donco è pronto a richiamare le squadre in campo. Mi scuso se in alcune fasi della gara l'ho chiamato Fabrizi, ma l'arbitro è il signor Donco. Fabrizi è l'allenatore del Frosinone. Quindi pronti di nuovo in campo Riso e compagni. Rientra Zottolo al posto di Zaccaro. Rientrano anche i ragazzi di mister Fabrizi con in campo il solito quartetto, Ceccaroni, Campus, Cellitti e di testa addirittura Napolitano. Respinge Faria, la giocata, perde il pallone, poi lo recupera Valerio Riso, protegge il pallone, poi prova ad andare dentro, guadagna un calcio d'angolo importante quando siamo a 27-20. Dentro Riso, ci mette il piede pro. Ancora Faria. Protegge Riso questo pallone dentro all'area. Prova a girarsi, mette fuori. Mette fuori Ceccaroni. Valerio. Mette fuori Ceccaroni. Ammoniscilo! Cartellino! Riso. Faria riesce a mantenere questo pallone in campo, mette fuori Collepardo. Zottola. Tira, tira. Tenta la giocata su Cellitti che poi protegge e guadagna benissimamente una rimessa laterale Cellitti. Ha giocato una partita davvero intelligente il numero 7. Vertice basso di una squadra davvero importante. Ma come fa a essere tua? Zottola, Valerio. Riso, Faria. Scarica per Riso. Dentro da Valerio. Vediamo se si gira. Tenta la giocata. Chiede un fallo Daniele Riso nel contrasto con Cellitti, ma riparte invece il Frosinone. L'arbitro non ha fischiato, ma Cellitti in maniera sportiva mette fuori. C'è stato un contrasto tra... Valerio e Riso, dice Valerio al signor Donku, se hai coraggio devi fischiare. Effettivamente c'è stato un contrasto abbastanza dubbio all'interno dell'area. Arbitro, ma sei di Campoleone? Valerio, Zottola non controlla questo pallone. Allora Collepardo. Siamo a 29 e 30, mancano 30 secondi e vediamo quanto recupero darà Riso. Si gira di prima, ci mette una mano il signor Pro. Valerio. Riso. Faria.
subisce un contatto con Campus, ma l'arbitro non fischia nulla. Faria si gira dentro da Zottola. Zottola scarica per Valerio. Valerio scarica per Napolitano. Un minuto probabilmente di recupero. Zottola va da Valerio, subisce fallo Zottola. Allora, sarà punizione per l'Heracles. Dice il signor Doncu che fischierà lui, allora si ribatte di nuovo Valerio. Le proteste da parte dei tifosi, ha fischiato adesso, allora si batte. Faria, doppio passo. Manca allora un minuto e mezzo perché l'arbitro ha dato 2 minuti di recupero. Con Leopardo lungo da Napolitano, vediamo se Napolitano riparte immediatamente, chiede palla a Faria, vada invece da Riso. Riso prova a girarsi, subisce un mezzo fallo ma è rimessa laterale. Faria va da Valerio, vediamo se si gira subito. Faria chiede il rigore, fischia l'arbitro, vediamo cosa ha fischiato, se punizione o rigore. Ma è punizione il fallo subito da Faria, è iniziato fuori dall'area. Allora probabilmente ultima occasione per l'Heracles, 31 e 40, si dovrebbe arrivare a 32. Intanto protesta Petronzio, espulso così come, anzi no, non è stato espulso, è stato semplicemente redarguito. E allora va Valerio a battere questa punizione, sarà fondamentale veramente questo calcio piazzato. Nel caso in cui l'Heracles dovesse trovare la rete, potrebbe essere la prima battuta d'arresto per il Frosinone, che fino a questo momento ha vinto tutte le gare, ricordiamolo. E allora Francesco Valerio ha sul suo piede destro la possibilità di trovare il pareggio, vediamo se c'è uno schema. Parte il numero 2 direttamente in porta e Pro para. Ma si riparte subito, l'arbitro sta dando un supplemento, la partita termina così con la vittoria del Frosinone 4-3 sul campo dell'Heracles. Alla doppietta di Riso e al gol di Zaccaro risponde la tripletta di Collepardo e il gol di Luciani, una partita mozzafiato, ma il Frosinone non si ferma, arriva a quota 27 punti, l'Heracles resta a quota 16, settimana prossima il Frosinone ospiterà il Buenaonda, l'Heracles invece andrà a giocare ad Aprilia, quindi il Frosinone vince 4-3. Chi vi parla è Francesco Di Luna, un ringraziamento a Tiziana Palombi per le riprese, l'appuntamento è sul campo per le interviste. Con Paolo Faria al termine di questa partita che l'Heracles perde 4-3 con il Frosinone, una partita importante, l'Heracles dopo aver combattuto esce sconfitto dal campo, avete messo tanto impegno nel rettangolo di gioco, cosa è mancato oggi per trovare perlomeno il pareggio? Penso che prima di tutto dobbiamo dare complimenti alla squadra avversaria, c'è una bella squadra, penso che abbiamo... Per me, dopo questo, penso che non abbiamo fortuna oggi, abbiamo tante occasioni per segnare, più una volta i portieri di loro hanno fatto sempre una bella partita contro di noi, penso che stiamo nella strada giusta, però come lo sai Frosinone è una squadra che va là sopra,
per oggi. Dimostriamo più una volta il nostro valore, penso che non è giusta la vittoria di Frosinone. Certamente abbiamo visto fin dall'inizio del primo tempo un Frosinone che ha giocato con il portiere in movimento. È questo un aspetto che potevate gestire meglio? È stato un aspetto più negativo o più positivo? Come poteva essere sfruttata questa strategia del Frosinone dal punto di vista dell'Heracles? A me personalmente è una roba che a me non mi piace, però se sono in disvantaggio va bene, perché è una squadra che c'è possesso palla, c'è un squadrone, come posso dire, però è una cosa che a me, si sta in svantaggio, va bene, porto il portiere in movimento per poter fare un pareggio, però se sta a vincere è brutto perché sta a difendere, perché deve stare avanti, loro come hai visto hanno fatto un gol così, abbiamo sbagliato, abbiamo provato tutta la settimana di fare bene questa difesa, però in questo sport sbaglio una volta, con una squadra così pigliamo gol. Settimana prossima andrete a giocare ad Aprilia, come si riaccende la scintilla in questa settimana per tornare subito in carreggiata? Venivate comunque da un ottimo periodo, 4 risultati utili consecutivi, 3 vittorie e un pareggio in casa di Lido il Pirata, oggi questa battuta d'arresto che ci può stare perché il Frosinone fino adesso ha vinto tutte le partite stagionali ed era a quota 24 punti, con oggi arriva a 27 punti, quindi come si riparte da questo risultato? Da domani pensiamo già alla partita del prossimo sabato, sappiamo che Iglas Aprilia c'è una bella squadra, non lo so se ha vinto oggi, sta sotto da noi 3 punti, però ogni partita c'è una storia e la prossima settimana sicuramente andiamo là per pigliare 3 punti. Ti senti di dire infine che magari questo è l'ultimo treno per la vetta della classifica, non si può più raggiungere il primo posto, però per i playoff c'è ancora tanto da giocare? Come no, questo è calcio a 5, possiamo andare, come non possiamo andare a fare il primo posto. Come ti ha detto, stiamo nella strada giusta e speriamo che loro sbagliano nel ritorno. Con l'allenatore e giocatore del Frosinone Cellitti al termine di questa partita, che il Frosinone vince per 4-3 sul campo dell'Heracles, il Frosinone continua la sua corsa inarrestabile e arriva a quota 27 punti nelle prime 9 partite di campionato. Sì, diciamo che è un'ottima partita contro un'ottima squadra. Devo fare i complimenti alla squadra avversaria per la determinazione dimostrata e per l'aspetto tecnico. Secondo me il campo non li aiuta a questi ragazzi dell'Heracles. La mia squadra ha fatto una squadra preparata, sapevamo di avere il doppio risultato, non nascondiamo, abbiamo giocato sull'equilibrio e sulle loro paure, abbiamo fatto gol sul portiere, siamo andati 4-2, abbiamo commesso un errore ingenuo, ma l'ha fatto Alessandro, 2002, ragazzino che ci ha fatto il gol del 2-1, però poi ci ha fatto prendere il 4-3, se no la partita secondo me era finita, mancavano 4 minuti, si è un po' riaccesa, ha fatto 2 parate Simone, che è un 2000, e devo fare i complimenti alla mia squadra, è molto giovane e veramente veramente grande cuore. Oggi un'ottima vittoria che ci proietta tra le grandi, perché comunque 11 punti all'Heracles, che è una squadra di livello, ci proietta tra le grandi. Staremo aspettando con ansia il risultato di Nettuno. In questo senso, quest'oggi avete già dall'inizio del primo tempo giocato molto spesso con il portiere in movimento. Secondo lei è una mossa che ha pagato più in positivo o in negativo? Perché ha portato nell'occasione del 2-1 appunto al gol e invece in altre fasi ha portato a dei rischi anche al gol dell'Heracles. Diciamo che il portiere io lo provo dal 21 di agosto, per noi è un'arma, perché come potete vedere oggi eravamo 6, perché Angelo Frioni ha avuto un problema, non riusciva a trovare il documento, è entrato al secondo tempo, quindi diciamo che oggi l'ho utilizzato di più per respirare, però poi mi ha portato il gol del momentaneo 2-1, dove secondo me è cambiata la partita, e quando fai il portiere il rischio è anche quello di prenderlo, però noi siamo una squadra giovane, 2003, 2004, 2002, il nostro è un progetto, non dobbiamo vincere nulla, siamo lì, ci divertiamo e non abbiamo paura, questa è la vera forza del Frosinone, della MB, è non avere paura, perché nessuno ci ha chiesto niente, siamo lì e ce lo meritiamo. Avete vinto 13 partite stagionali, 9 in campionato e 4 in Coppa Lazio, quindi non vi sbilanciate troppo, ma questo potrebbe essere già un piccolo punto esclamativo sulle prime posizioni di questo campionato. E poi volevo chiederle se forse oggi è stata una delle partite, se non la più sudata di questa stagione.
Allora, riguardo alle partite vinte, diciamo, noi giochiamo sempre a viso aperto, ce lo permette, come ti dicevo, la giovane età, perché questi sono ragazzini che se li porti a pensare al risultato magari perdi. Noi giocando a viso aperto stiamo vincendo. Per quanto riguarda il nostro obiettivo, oggi si è consolidato, perché io credo 11 punti dentro ai playoff sopra l'Heracles, che è terza, sarà il Buenaonda 8, però comunque diciamo si stanno consolidando, quello che è il nostro obiettivo, dare mostra ai nostri giovani nei playoff. Se arriverà il miracolo, lo prenderemo per miracolo. La seconda domanda era? Era se forse oggi è stata una delle partite, se non la più complicata di questa stagione fino a questo momento. L'abbiamo preparata molto bene in settimana, io preparo, noi facciamo match analysis, cosa che comunque ho intrapreso quest'anno con il mio staff, l'abbiamo preparata bene, è la partita più difficile che sapevamo che avveniva, sicuramente ci saranno altri scontri, ma sappiamo che l'Heracles sulla carta era una delle squadre più forti, insieme al Nettuno, che devo dire che anche lì ho faticato 4-3, loro hanno sbagliato una libera, come oggi la punizione l'Heracles, lì il Nettuno, la fortuna ci sta girando, l'abbiamo presa, noi la cavalchiamo, però oggi è stata la partita più difficile da preparare, da tecnico, vi dico la verità. Settimana prossima invece ospiterete il Buenaonda, come lavorerete in settimana? Diciamo, faremo analisi, come sempre match analysis, andremo in casa, facciamo del fattore campo e del pubblico quello che è la nostra forza, sempre con il fair play, con il rispetto, sappiamo che il Buenaonda è un'altra formazione che gioca a viso aperto, la prepareremo bene in settimana, sempre con il portiere di movimento e tutte le situazioni di gioco. Grazie mille, in bocca al lupo. Bocca al lupo. Ciao.